Rischia di perdere la casa che andrà all'asta il prossimo 16 dicembre per non essere riuscita a pagare il residuo importo del mutuo per alcune recenti difficoltà. È la storia della signora Clara Terribile, nota in città per essere una scrittrice, ma anche per il suo passato da stilista, la prima in Abruzzo ad aprire 40 anni fa la palestra di aerobica. Oggi, come promesso in segno di protesta, si è incatenata davanti al Tribunale di Teramo e ha intrapreso anche lo sciopero della fame, questo fino a quando non avrà risposte dal Tribunale. La giustizia ha i tempi biblici e non è il caso che una persona stia in queste condizioni, magari rischiando il suicidio, rischiando malattie. C'è tanta gente che si è uccisa per aver perso la casa. Io non voglio arrivare a questo, ma farò di tutto perché questa mia, anche perché ho perso la mia unica casa lasciata da mia madre, che il tribunale stesso aveva stabilito del valore di 195.000 euro, è stata venduta, l'asta è partita a 85.000 e poi è stata venduta a 40.000 euro, una casa che valeva 290.000 euro. Ho perso anche tutto ciò che c'era dentro, quindi tutti gli affetti, tutti gli effetti personali di mia madre, miei, tutto, ho perso tutto. Quindi io adesso, questa è la casa intestata a mio marito e il mutuo era intestato a me, per cui sono qui perché non avrei più possibilità di nessuna abitazione. Dove vado? La proprietà in questione è una casa a Mociano in cui la donna vive dal 1998, ma per via di un mutuo ipotecario già pagato per l'80% dell'intera somma, l'abitazione andrà all'asta. Per un piccolo importo la casa è andata all'asta. Ovviamente la società che è di cartolarizzazione, che ha acquisito il credito, intende specularci, perché in effetti l'ho acquisito al 10%, cioè non ha comprato più di 14-15 mila euro, gli abbiamo offerto 60-70 mila euro, ciò non è bastato, evidentemente vogliono fare della bieca speculazione. Noi andremo avanti ovviamente fino alla fine, cioè nel senso che intanto c'è un problema molto, 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 molto importante che è legato al fatto che, diciamo, nella perizia dell'estimatore non è indicato un vizio strutturale della casa, che potrebbe mettere ovviamente anche a repentaglio la stessa sicurezza dell'acquisto da parte dell'aggiudicatario. Quindi è un fatto sul quale dobbiamo sicuramente, diciamo, entrare. Il 16 dicembre per ora le porte. Il 16 dicembre la casa andrà all'asta, mi auguro che non parteciperà nessuno, ovviamente. Comunque è evidente che se ci sarà un aggiudicatario, noi faremo opposizione all'aggiudicazione, perché comunque abbiamo delle armi giuridiche da poter sfruttare.